Allora, oggi è mercoledì, adesso sono a Padova, sono qua con la mia amica Barbara. Ciao. E il suo ragazzo. Ciao. Alessandro. E sono qua in Veneto per la settimana. Oggi esploriamo Padova insieme e fino ad ora mi piace la città. Abbiamo già preso un po' di colazione, forse un pranzetto, non so se è una parola. Cosa? Aperitivo. Aperitivo, sì. E sì, praticamente vediamo cosa succederà oggi. Ho appena notato questi graffiti qua. In realtà i testi da una canzone di Pink Floyd, uno dei miei gruppi preferiti. La canzone si chiama Have a Cigar. Sì. Molto. Non mi aspettavo di vedere i testi da una canzone di Pink Floyd qua a Padova. Adesso sono le 2:30, abbiamo già pranzato, abbiamo mangiato pasta di molto buono di questo posto, di questo pastificio, proprio nel mercato di cosa? La piazza delle erbe. Piazza delle erbe. E ho mangiato i bigoli, la pasta tipica di Padova o di La Ragione? Di Veneto, molto buono. E adesso prendiamo un caffè e poi andiamo a Orto Botanico. Bellissima giornata qua. Bellissima giornata. Bellissima. Qua nel orto abbiamo trovato questo palmo che è tipo 500 anni, sì? Questa palma? Del 1585. Ok, sì, quell'anno. E ci stupisce sempre queste cose, che un albero può essere qua per così tanto tempo e che nessuno ha provato di distruggerlo. O un'altra cosa. No. Sì, bellissimo questo orto. Tanti piante. Barbara, che ne pensi dell'orto? È molto vario ed è incredibile come se qui siano raccolte parti di tutto il mondo e da tutte le epoche. È come un viaggio nel tempo e nello spazio attraverso le piante. Mi piace. Bello. Bello, 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 bello. La cultura è tipo moltissimo veloce. Non mangiarla. Barbara, questa pianta può ucciderti. Molto facilmente! Oddio mio!
Se qualcuno volesse suicidarsi, decisamente questa persona, questo qualcuno, potrebbe venire qua e mangiare un bel insalata, decisamente. Oh yeah! Woohoo. Adesso stiamo attraversando la piazza della valle e a quanto pare i miei amici mi dicono che questa piazza è la piazza più grande in tutta l'Europa. Quindi è così figo, è molto bello, infatti mi sembra un po' di Parigi, a dire il vero, sì, ma è molto molto bello, molto bello. Ok, adesso siamo ad Aquar Petrarca e a quanto pare è uno dei borghi più belli in Italia, mi sembra così, e siamo qua per un aperitivo, forse un cappuccino, anche se è un po' tardi, ma infatti non è io che ha voglia del cappuccino, ma l'italiano. La vera italiana. Oops. Made it to la casa del Petrarca, è chiusa. E adesso la giornata è rovinata. E tutto è un disastro. E adesso stasera piango fino ad addormentarmi nel letto. Senza dubbio. Ma scherzi a parte, mi piace un sacco questo borgo. Arqua Petrarca. Sì, grazie, Barbara. E credo che sia il mio primo borgo. Decisamente la vita qua è molto tranquilla. E i paesaggi sono bellissimi. È molto bello. Ho bevuto uno spritz di giugola. Giugola? Brodo di giugola. È praticamente un vino qua del posto, anche con il brodo di giugola. Molto buono. Sì, adesso stiamo aspettando la cena e di nuovo mangerò una cosa tipica di questa regione. Siamo qua a Pianoro del Motolone e decisamente sì, Veneto è molto più bello di quanto pensassi e secondo me di quanto pensassero tutte le persone, per la maggior parte.
Almeno gli americani, perché l'unica città di Veneto che gli americani conoscono è ovviamente Venezia. Però decisamente la campagna qua è molto bella e sì, decisamente Veneto mi piace Veneto. Sì, decisamente è stra bello.